gli scienziati svelano finalmente la verità sul Titanic. Il 14 aprile del 1912, alle 11:40 di sera, il RMS Titanic ebbe un terribile incidente che provocò la sua perdita irreparabile solo 3 ore dopo. Alle 2:20 del mattino del 15 aprile, la più grande nave passeggeri della sua epoca era completamente scomparsa sotto la gelida superficie dell'Oceano Atlantico. Il Titanic portò con sé più di 1500 vite mentre affondava nella sua tomba d'acqua, più di 2/3 delle persone che si trovavano a bordo. La causa di questo orribile disastro che causò così tanti morti fu un iceberg che si scontrò con la nave, o così ci hanno sempre raccontato. Ma le più recenti scoperte degli scienziati hanno demitizzato questa teoria. In questo video vi riveleremo tutta la verità che per più di 100 anni ha giaciuto sepolta con la nave. Con 269 metri di lunghezza, 28 metri di larghezza e 53 metri di altezza e un volume utilizzabile di 46.328 tonnellate, il Titanic sembrava indistruttibile. Si poteva camminare per chilometri nella sua miriade di ponti e corridoi. Persino gli ufficiali di bordo ebbero bisogno di oltre 2 settimane per imparare tutte le direzioni in questa enorme costruzione. Il Titanic aveva 4 enormi ciminiere, ognuna di esse pesava 60 tonnellate e si innalzavano per 25 metri sopra il ponte. Una tale impressionante altezza era necessaria per evitare che i passeggeri venissero investiti da 100 tonnellate di gas di scarico, soffiati via giornalmente. Le ciminiere erano posizionate ad un angolo di 30 gradi per apparire ancora più magnifiche e imponenti. Non meno incredibile fu il costo della nave. La sua costruzione richiese $7.500.000. Calcolati secondo gli attuali valori di scambio e inflazione, nel 2016 sarebbe costata $166 milioni. Sorprendentemente, sarebbe costata meno di quanto costò la produzione del famosissimo film Titanic del 1997, che costò $200 milioni. L'armatore Harald & Wolff ingaggiò 3.000 uomini per costruire la nave. Persino con una simile forza lavoro, con 6 giorni di lavoro a settimana dalle 6 del mattino, ci vollero 26 mesi per completare la monumentale costruzione. Fu un lavoro difficile e pericoloso. Immaginate lavorare da altezze pari a un palazzo di 20 piani senza corde di sicurezza. Ma questa gente aveva bisogno di denaro per dar da mangiare alle loro famiglie. Gli operai ricevevano 2 sterline a settimana, che non sembra tanto, ma all'epoca si trattava di un salario competitivo. Purtroppo, 8 persone morirono durante i lavori di costruzione e 246 rimasero ferite. Comunque, è difficile comprendere come un tale capolavoro di ingegneria, con tutto il lavoro, gli sforzi e i soldi spesi nella sua creazione, sia potuto affondare a causa di un semplice iceberg. Bene. Nuove scoperte ci danno motivo di credere che la causa reale della catastrofe non fu il ghiaccio, ma il fuoco. Il giornalista Shenan Molony ha studiato il destino del Titanic per più di 30 anni. È stato lui a scoprire una grossa macchia nera di 9 metri nello scafo della nave. La notò dopo aver esaminato una foto scattata prima della partenza del Titanic. Il giornalista entrò in possesso di un album di fotografie fino ad allora inedite che mostravano la costruzione della nave e i preparativi per il suo primo e ultimo viaggio. L'incendio doveva aver bruciato per 3 settimane a temperature molto alte prima che qualcuno lo notasse. Esperti di metallurgia sono sicuri che tali condizioni potrebbero aver indebolito il metallo, riducendo la sua forza anche del 75%. Ecco perché l'iceberg non trovò gran resistenza nell'aprire uno squarcio sul fianco della nave. Non fosse stato per l'incendio, un tale danno sarebbe stato impossibile. Ma il fatto che l'iceberg colpì proprio il punto in cui il metallo era compromesso è uno degli incredibili anelli nella catena di tragedie che condannarono il Titanic. La direzione del progetto era a conoscenza dell'incendio e del fatto che la nave non dovesse salpare per il suo viaggio fatale. Ma questo avrebbe significato l'immediata bancarotta per i proprietari della nave. Il punto è che all'epoca c'era uno sciopero dei minatori in tutta la nazione e non c'era abbastanza carbone per alimentare il Titanic.
ma con i biglietti già andati esauriti e altre crociere cancellate, perché tutti volevano far parte del primo viaggio della più grande nave mai vista dall'umanità, i proprietari del Titanic acquistarono tutto il carbone che poterono trovare, comprando anche quello di altre navi. Cancellare il viaggio sembrò subito fuori questione. E così, per celare la verità, la nave fu ancorata in modo tale che i segni dell'incendio dessero sul lato opposto al molo, verso il mare. Così facendo, i passeggeri non si accorsero di nulla. Quindi il viaggio iniziò. Gli interni del Titanic si basavano su quelli dell'Hotel Ritz di Londra. La grande scalinata attraversava 7 dei 10 ponti della nave. Era decorata con dipinti, cherubini di bronzo e pannelli in quercia. I servizi per i passeggeri di prima classe includevano una piscina riscaldata, un bagno turco, una palestra, un campo da squash e un salone di bellezza. Le signore potevano persino servirsi di uno stilista che le aiutasse a vestirsi per le cene. C'era anche un giornale di bordo chiamato The Atlantic Daily Bulletin. C'era persino una sistemazione speciale per i cani dei passeggeri di prima classe. Gli animali venivano nutriti, portati a passeggio e potevano persino ricevere un addestramento durante il viaggio. I pasti per la prima classe includevano 13 portate, ognuna con il suo vino. Erano grandi eventi che duravano fino a 5 ore. A bordo c'erano 1500 bottiglie di vino, 20.000 bottiglie di birra e 8.000 sigari. Eppure non c'era da nessuna parte un binocolo. Perché abbiamo menzionato questo? Perché un semplice binocolo avrebbe potuto salvare il Titanic. Ecco un'altra tragica coincidenza in questa catena di tragici eventi. Non esistevano ancora i sistemi sonar all'epoca, quindi per rilevare minacce all'orizzonte c'erano guardie apposite che scrutavano il mare con un binocolo. Ma i binocoli sul Titanic erano stati messi sotto chiave in un compartimento speciale. La sola persona in possesso della chiave, il secondo ufficiale David Blair, venne rimpiazzato all'ultimo momento. Abbandonò la nave in tale fretta che dimenticò di consegnare la chiave al suo sostituto. Questa fatale dimenticanza fu scoperta solo 3 giorni dopo la partenza, con la nave già al largo. Se l'equipaggio avesse avuto un binocolo, avrebbero notato l'iceberg in anticipo e avrebbero avuto abbastanza tempo per evitare la collisione. Forse la collisione si poteva evitare anche se la nave non avesse viaggiato oltre la velocità consentita. Si trovavano indietro sulla tabella di marcia, cosa che veniva considerata inaccettabile e avrebbe potuto rovinare la reputazione del Titanic. Per questa ragione la nave stava viaggiando a velocità molto più alta di quella per cui era stata progettata. Un'altra negligenza criminale era connessa con le scialuppe. Per portare in salvo tutte le persone a bordo, il Titanic avrebbe avuto bisogno di 60 scialuppe. Il capo progettista, Alexander Carlyle, pianificò però di equipaggiare la nave con solo 48 barche, ma alla fine il numero fu ridotto ancora di più, a 20. E il motivo era puramente estetico, dal momento che il ponte appariva troppo ingombro con 48 barche. Queste 20 scialuppe potevano ospitare solo un terzo di tutte le persone a bordo. Sorprendentemente, un numero così largamente insufficiente di scialuppe tecnicamente era legale. Secondo le leggi dell'epoca, il numero di scialuppe di salvataggio non dipendeva dal numero di passeggeri, ma dal tonnellaggio di una nave. Inoltre, all'epoca della costruzione del Titanic, esercitazioni di salvataggio erano una pratica standard sui transatlantici. In questo modo l'equipaggio poteva preparare i passeggeri ad affrontare un'eventuale emergenza, ma questa esercitazione non ebbe mai luogo sul Titanic. Il capitano Edward John Smith cancellò l'esercitazione prevista la mattina del giorno in cui il Titanic affondò. Nessuno sa il motivo della sua decisione, specie se si considera il fatto che altre navi avevano lanciato allarmi circa la presenza di iceberg nelle vicinanze. Forse è proprio per questo che ci volle più di mezz'ora per rendere operative le scialuppe di salvataggio, invece dei normali 10 minuti. Alcuni incolpano anche il capitano Smith per aver consentito che il primo gruppo di scialuppe salpasse semivuote. La prima barca da 65 posti conteneva appena 27 passeggeri. Per quale motivo non erano riempite? All'inizio la gente era riluttante ad abbandonare la nave e non si resero conto del grave pericolo che stavano correndo. Nel 2012 dei ricercatori hanno scoperto che il capitano Smith aveva fallito il suo primo esame di navigazione. In seguito lo superò,
Ma chissà, forse anche questo ha giocato un ruolo nel disastro. Mentre il Titanic stava affondando, l'equipaggio inviò diverse richieste di soccorso. Tuttavia, una nave che passava non lontano, il Californian, ignorò i razzi di emergenza sparati in aria. Il capitano del Californian perse poi il lavoro quando questo si venne a sapere. Ma oggi alcuni ricercatori sono riusciti a provare la sua innocenza. Che dire, meglio tardi che mai. Il motivo per cui nessuno notò i segnali del Titanic potrebbe essere dovuto a un fenomeno di rifrazione luminosa. Quando strati di aria fredda sono posizionati sotto strati di aria più calda, si viene a creare un'inversione termica. Quest'ultima, a sua volta, provoca rifrazioni anormali della luce. In breve, è come se si creassero dei miraggi, i quali vennero segnalati da diverse altre navi che viaggiavano in quella zona. Lo storico Tim Maltin è convinto, inoltre, che la rifrazione luminosa di quella notte potrebbe essere la causa per cui i fari della nave non notarono affatto l'iceberg. Negligenza criminale, una tragica e sfortunata catena di coincidenze, fuoco e ghiaccio. Qualsiasi sia stata la causa, il risultato fu la perdita di centinaia di vite. È un mistero che tiene impegnati gli scienziati ancora oggi. A quale teoria credi riguardo questa catastrofe? Dici la tua qui sotto nella sezione commenti. Se ti abbiamo aperto gli occhi su uno dei misteri che ti appassionavano, dacci un mi piace. Se questo video raggiunge i 15.000 like, ti racconteremo del mistero della Fossa delle Marianne. Per altri video da capogiro, iscriviti al nostro canale e unisciti al lato positivo.